Allora, buongiorno a tutte ragazze, questo è il secondo look delle parigine. Stavolta ho utilizzato delle parigine chiare, quindi vi faccio subito vedere com'è il look. Allora, sotto ho utilizzato questa maglietta di Bershka, che è fatta così, col pizzo, e questa ce n'era lampo a lato, e poi questa americana, sempre di Bershka, che è corta, blu. Ed è fatta così appunto. Sotto in... Allora, per la parte di giù invece ho utilizzato questi pantaloncini che sono fatti così, sempre corti. Questi li avevo presi da Piazza Italia e sono blu scuro, che ci abbinano benissimo con appunto l'americana che porto sopra. E invece giù ho usato le calze, queste parigine, con le scarpe dell'altro video. Le parigine le ho prese da Stradivarius e le ho pagate tipo 4,90 euro. Quindi le trovate anche abbastanza economiche. Ci sono anche di differenti colori e anche di differenti modelli. Con il pin. Un pochettino più di luce riuscite a vederlo meglio. Allora, la parte di giù è fatta così. E invece la parte di sopra è così. Quindi poi aperta, vi faccio vedere bene. Ve l'ho detto. Allora ragazze, proseguiamo con il terzo look sulle parigine. Allora, questo è il mio terzo look. Praticamente è sopra un giubbotto in pelle color camoscio, quindi fatto così. Questa l'avevo presa da Piazza Italia, con sotto un vestito preso da Bershka e questa cinta qui con le righe blu e bianche. E qui sopra è sempre color camoscio che richiama sia il giubbotto sia giù. Adesso vi faccio vedere bene. Le scarpe sempre color camoscio, che sono tipo mocassini, sono fatte così. E praticamente il mio look è questo. Spero riuscite a vederlo bene, un'angolazione abbastanza buona, fatto così. Quindi le calze, praticamente le tipiche parigine che arrivano fino al ginocchio. E quindi nel complesso praticamente il look sarebbe così. Praticamente il vestito arriva fino a qui, è fatto così, e poi cerco di andare giù bene, e poi praticamente giù è fatto così, quindi arriva a metà coscia. E niente, questo è l'altro mio look con le parigine. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate anche di questo look. E adesso passiamo al quarto look sulle parigine. Allora, non mi ricordo se è il quinto o sesto look. Praticamente questo è il look più sportivo. Praticamente è fatto così, con due maglioncini, che questo maglioncino è come se fosse un vestito, un mini vestito. E adesso vi faccio vedere. Praticamente è fatto così, quindi è fatto a V, e l'ho preso da Piazza Italia quando sono scesa a Cagliari. È costato, mi pare, 12,90 euro, e poi ho preso questo da Lefties, che chi ha visto dei miei precedenti video noterà comunque. Appunto, è lo stesso che usavo l'anno scorso d'inverno. Poi giù ho utilizzato le pari queste scarpe qui, che sono più diciamo sportive, che avevo preso da Zara Kids, che sono fatte così appunto con il risvolto, che mi piacciono tanto. Quindi praticamente questo è uno stile un pochettino più sportivo, più sbarazzino, che a me piace molto in questo periodo. E quindi niente, praticamente questo è il sesto look per le parigine. Adesso vedo se riesco a farvene anche un altro. Eccoci qua ragazze, questo invece è più un look da sera, quindi ho utilizzato questo vestito qui che è color praticamente leopardato, ed è di Bershka anche questo, ed è fatto così. Arriva praticamente fino a qui, se fossero delle calze normali, però più grosse. E sotto ho utilizzato queste scarpe che sono appunto delle ballerine sempre leopardate come il vestito. Quindi ho fatto questo abbinamento qui. Eccoci qua, questo è l'ultimo look per le parigine. Allora, ho deciso di fare un look molto sportivo con il giubbottino in jeans, e questo l'ho preso sempre da Bershka. Ho notato che ho preso quasi tutto da Bershka, con praticamente sotto questa camicetta che è con i quadri, e l'ho presa da questa Stradivarius, fatta così, che a me sinceramente piacciono tantissimo quelle con i quadri. E poi giù
Praticamente ho messo pantaloncini neri, scusate, pantaloncini blu, con le parigine che mi arrivano sempre sopra, quindi per fare a modi come se fossero collant o comunque calze normali. E qui di Zara Kids, perché secondo me ci stanno bene comunque per un look abbastanza sportivo. Quindi questi erano i miei look sulle parigine, spero comunque che vi siano piaciuti, anche perché ve lo sto ripetendo praticamente in tutti i video che non tutti abbiamo gli stessi gusti e quindi non posso pretendere che appunto i miei video piacciono a tutti e i miei gusti piacciono a tutti. Quindi niente, spero comunque che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche dritta, soprattutto per le persone che hanno comprato queste bellissime calze. E se avete bisogno di un consiglio o comunque di siti dove trovare queste calze, anche non so, shop online o altre cose per risparmiare soldi, mandatemi un messaggio privato qui o su Facebook e io vi risponderò subito. Quindi vi mando un bacione. Yuki, Yukina, Yukita, bello lei, bellissima, si sta prendendo il sole adesso. Bella, fai un sorriso alla telecamera, bellissima, e con questo vi saluto, ciao a tutte ragazze.